forse un po' battagliero, un po' tutto, ho detto adesso questa cosa falla in paradiso, trovati l'angolo dove è stato un bosco con i salesiani e lì fai macello. Sono queste le parole del parroco della chiesa del Sacro Cuore di Livorno, che hanno squarciato il silenzio e i pianti nei giorni dei funerali di Erika, la ragazza livornese di 19 anni, morta lo scorso fine settimana nella discoteca Mind di Sovigliana. Il messaggio anche per i giovani di oggi, che spesso, diciamo così, credono in tante cose, si fidano di tante cose, poi alla fine si ritrovano magari con un pugno di mosche in mano, e questo dispiace a un educatore, dispiace ai genitori, dispiace alla società alla fine, ma questa società però ci sta rubando, derubando, strappando in tutti i sensi, in tutti i modi, i doni belli che abbiamo della fede, della speranza cristiana. Sul sagrato della Chiesa, le scarpette rosse, Erika, dicono gli amici, amava questo simbolo per dire no alla violenza sulle donne, e così è stato messo per il suo funerale. Davanti alla chiesa, palloncini bianchi e rosa, il carro funebre adornato di rose. È un messaggio degli amici. Non sono perfetta e non voglio esserlo. Neanche un bruco è perfetto, ma alla fine si trasforma in farfalla. Voglio essere me stessa, con le mie fragilità, i miei sbagli, i miei sogni, la mia sensibilità, le mie tante imperfezioni. Delicata come una farfalla, ma sempre capace di spiccare il volo. Alla funzione religiosa era presente il sindaco di Vinci. In particolare ci tenevo a dare le condoglianze ai genitori, perché per loro sarà una grande tragedia che penso segnerà il resto della loro vita. Intanto vanno avanti le indagini, massimo riservo degli inquirenti, ma l'esame autoptico avrebbe evidenziato un quadro compatibile con la intossicazione da stupefacenti, con il pusher ancora irreperibile. Mentre un amico e il legale rappresentante della discoteca, iscritti nel registro degli indagati,